Che dici, Asio? Ma sei ubriaco? È ubriaco. Ho bevuto un gocciolino di vino bianco per farmi coraggio. Un gocciolino? Un gocciolino per farmi coraggio. Poi la sete ho bevuto tutta la boccia. Vieni, zitto, dai, controlla. Zitto, dai, vieni. Sì? Signorina, scusi, ho portato il mio amico attore, si ricorda, De Bernardis? Ah, ma certo, l'attore! Bravo, Lucio, fallo entrare. Faccio, prego. Signore e signori, buonasera. Buonasera, signor De Bernardis. Come va? Lei non sa che piacere mi fa conoscerla, veramente. Lucio mi ha parlato tantissimo di lei. Io non ho ancora visto niente, ma avremo tempo di... Ma prego, 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 si sieda. Eccoci qua. Allora, mi dica che spettacolo pensava di fare per i miei pazienti? Sa, anche per decidere lo spazio da utilizzare, io ho fatto allestire un piccolo palcoscenico, ma non so le sue esigenze, le sue idee. Vorrei dire, il teatro è terapia e drammaturgicamente parlando lo spettatore Molière ci insegna che vorrei attingere da qui essere un tutt'uno con voi alter. Io, lei, lui, loro. Che cos'è il teatro? Magari ha bevuto? No, un gocciolino di vino bianco, dico bene. No, lui voleva rivisitare la favola di Pinocchio. Taci, servo! Di scena! È il mio spettacolo. Eccoci. È la mia vita. E c'è un bagno?